Ciao amici di Molise Web TV, questa è la Natività di San Polo Matese, presepe vivente tra i più vecchi del Molise. Natività impreziosita dalla presenza dei zampognari e dei re magi, che diciamo così, sono essi stessi simbolo del Natale. Ecco Hassel, rabbino della nostra comunità. Sia gloria al Signore, Dio di Isacco e di Giacobbe. Gloria al Signore, Dio di Israele. Giuseppe e Maria, sono qui per celebrare il vostro matrimonio e per ascoltare la vostra promessa di matrimonio. Siete consenzienti? Sì, lo siamo. Giuseppe, prometti di prendere con te Maria come tua sposa, di amarla e rispettarla e di essergli fedele per tutto il corso della tua vita? Sì, lo prometto. E tu, Maria, prometti di prendere con te Giuseppe come tuo sposo, di amarlo e rispettarlo e di essergli fedele per tutto il corso della tua vita? Sì, lo prometto. Ora, Giuseppe, fai il tuo dono a Maria. Con questo anello consacro me stesso a te, secondo la legge di Mosè e di Israele. Che il Signore benedica le vostre vite, che posi il suo sguardo su di voi e che protegga sempre il vostro cammino. Amen. Amen. San Polo Matese, piccolo paese che in occasione del presepe vivente si rivitalizza come non mai, tanto che alla prima rappresentazione del presepe, quella del 26 dicembre, la fila di macchine parcheggiata ai lati della strada era di ben 3 chilometri e si poteva arrivare in paese solo a piedi. Il presepe vivente di San Polo, con alcune scene recitate, è in grado di farti comprendere i fatti avvenuti ai tempi della nascita del Messia, è in grado di consegnarti quella che era l'atmosfera a Betlemme quando venne al mondo il nostro Salvatore. Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ma com'è possibile questo? Io non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, e su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, colui che nascerà. Sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Sia fatto di me quello che tu hai detto. Personaggi che hanno saputo trasportare in quei pochi minuti di scene significative la bravura e l'impegno come meglio di consumati attori.
ambientazione nel borgo di questo piccolo paese è tale che l'atmosfera diventi magica, è tale che il percorso nel presepe, accompagnato e illustrato dalle guide, diventi percorso spirituale. Ci si immedesima nei personaggi, si vivono le loro storie, ci si interroga su se stessi e alla fine del percorso si è più consapevoli e spiritualmente più sereni. Bambina mia, e tra tutte le donne tu sei la benedetta, Maria. E benedetto è il frutto del tuo ventre. Come lo sai? Ma cosa devo? Che la madre del mio Signore viene a farmi visita. Appena udito la tua voce, Maria, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ma che gioia averti con me, piccina mia, che gioia! Vieni. San Polo riesce così a regalarti attimi di riflessione in questi giorni di festa. Riesce a darti quel senso di pace e serenità, soli e unici sentimenti, che sono in grado di elevarci e farci sentire migliori, più ben disposti verso gli altri, più pronti ad offrire la nostra comprensione e pacatezza. In altre parole, siamo più inclini a rispettare e a comprendere gli altri. Giuseppe, figlia di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua sposa, perché oltre generato lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati. Ecco, questo è il vero senso del Natale, del presepe: saper riconoscere nella venuta del Messia l'evento che ha salvato l'uomo e l'ha elevato a creatura divina, dandogli la possibilità di riconoscersi nell'altro, saper dare e ricevere amore, sapersi così regalare quella serenità, anticamera del vero senso cristiano di bontà. Ave Rade, ave Arco Proculo, tu sei il benvenuto nella mia casa. Ma dimmi, quali importanti notizie ci porti da Roma? L'imperatore vuole che sia fatto un censimento. Un censimento? In Giudea. Ma l'imperatore non sa che è un'operazione molto difficile, che sicuramente la gente si ribellerà, ci saranno dei gravi disordini che sarà difficile tenere sotto controllo. Erode, gli ordini dell'imperatore non si discutono, vanno eseguiti. Certamente, Marco Proculo, io volevo solo manifestare le mie perplessità e le mie preoccupazioni. Mai nessuno potrà dire che Erode il Grande abbia disatteso l'ordine di Cesare. Puoi quindi riferire all'imperatore che così come lui comanda sarà indetto il censimento in tutti i territori della Giudea. Ma ora dimmi, Marco Proculo, non vuoi restare e onorarci con la tua presenza, accettare un calice del mio pregiato vino falerno, arricchito con il miele della Giudea? Mia moglie ne sarebbe felice, ne sarebbe onorata, e le mie figlie, esperte danzatrici, al suono cadenzato del mio musico di corte, ci potrebbero allietare con la loro danza, con la loro arte, con la loro sensualità.
E sarei lieto, grande Erode, ma il dovere mi richiama al tuo. Capisco le tue necessità, Marco Procolo. Ti lascio quindi libero di portare a termine la tua delicata missione. Ave, Marco Procolo. Ave, Erode. È nato il Messia e loro saranno i primi ad andare ad adorarlo. Ascoltiamo. Non temete, ecco, io vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto il vostro angelo. Come si chiama? Tiago. Di? Tiago. Grazie. Bravi!